Buongiorno Diego Fusaro, collegato. Buongiorno. Sento degli stranissimi rumori, spero che il collegamento possa essere migliorato. Allora, Fusaro, parlavamo appunto anche con Bertolaso, da questo punto di vista, di una debolezza della politica che doveva intervenire e purtroppo sta intervenendo con gravissimo ritardo, forse con responsabile ritardo. Sì, sicuramente. Quello che è avvenuto tragicamente a Genova è l'emblema, la prova di quella che mi piace chiamare la subalternità della politica rispetto all'economia, non soltanto per la lentezza e la farraginosità degli interventi che si stanno registrando da un certo punto di vista, ma anche per l'accaduto stesso. Diciamolo apertis verbis, è essenzialmente la vicenda delle privatizzazioni che ci ha portato a questa tragedia. Quando lo Stato arretra e prende il sopravvento la logica della privatizzazione, succede che in primo piano non è la vita della comunità umana nazionale, ma è la logica del profitto, con l'ovvia conseguenza che essa viene prima rispetto alle vite umane, con tutto ciò che ne consegue. Per cui mi sembra del tutto evidente che occorra più che mai, a partire da queste tragedie, ritrovare l'orgoglio nazionale per reagire rispetto ad esse ed essenzialmente per sottrarre alla presa mortifera, gelida del mercato e della logica privatizzatrice i luoghi fondamentali della nazione, che debbono essere rinazionalizzati, rirestituiti al bene pubblico nazionale. Le autostrade mi sembrano un caso emblematico da questo punto di vista. Occorre ripartire proprio da questo aspetto, bisogna tenere a freno, disciplinare la bestia selvatica del mercato, che altrimenti essa è in grado di produrre le tragedie che abbiamo visto a Genova e che sono essenzialmente tragedie private che derivano dal finto pluralismo della società di mercato, che sembra rispettosa della logica concorrenziale, del più bravo, ma che in realtà hanno come unico gelido obiettivo quello del profitto, con tutto ciò che ne consegue. Genova ne offre un esempio particolarmente tragico, io credo, per cui occorre anzitutto individuare i responsabili e sottoporli a pene draconiane, e poi in secondo luogo cercare di mettere in sicurezza i luoghi fondamentali, perché Genova è un esempio, ma possono esservene molti altri con esiti altrettanto catastrofici, metterli in sicurezza tutelando non la logica del profitto, ma quella del bene comune, l'interesse nazionale del popolo italiano. Allora, quindi rinazionalizzare immediatamente autostrade. Vado da Caporale, rientriamo in studio e dove una risposta a Fusaro a quello che diceva prima Capone e poi andiamo a chiudere con gli altri ospiti. La logica mortificante del profitto si vede molto bene da questo aspetto, che Autostrade chiede il pedaggio anche a fronte di questa tragedia, se come è stato mostrato c'era lo scontrino. Ma poi diciamolo apertamente, la logica mortificante del profitto si vede molto bene dal fatto che viene trattata con la stessa logica una banca e una scuola, un ponte autostradale e una borsa di azioni di investimento. Qual è la differenza fra lo Stato e la logica privata? Che lo Stato considera la comunità umana come prioritaria e deve porre in essere dei servizi. Invece la logica del profitto è quella tesa agli subiti guadagni, come li chiama il poeta, e quindi non gli importa nulla esattamente della vita degli esseri umani e della tenuta della comunità, mira solo all'introito immediato. Questa è la logica fondamentale, per cui io credo, e lo ribadisco con forza, che questa tragedia deve essere oggetto di riflessione e di una ripartenza in senso socialista e patriottico, ottico di nazionalizzazione delle basi fondamentali di questo paese. Bisogna ripartire da qui, non c'è alternativa, se no sempre più cresceranno le tragedie se ci affidiamo alla logica del profitto privato, che è quella che sta regnando sotto il sole nella logica della globalizzazione oggi imperante, in cui tutto diventa merce, in cui tutto diventa privato, e la merce ha come priorità quella per cui è usa e getta. Proprio questo è il punto che la caratterizza, e poi non ha a che fare con diritti, ma con libero scambio di oggetti. Qual è la differenza? Che la merce non mira all'interesse comune, e questo è il punto privato. Ritorniamo all'interesse nazionale e usciamo da questa logica umiliante delle privatizzazioni, perché quello che è accaduto a Genova è il crollo di un ponte, ma simbolicamente è il crollo dei pilastri della mondializzazione capitalistica, che sta implodendo su se stessa producendo tragedie nell'etico.